Oggi parliamo di libertà economica. Nello specifico voglio introdurre il concetto di budgeting, ossia la gestione capillare di ogni nostro centesimo. Ma cos'è il budget? Indica generalmente la quantità di risorse economiche allocate da un'organizzazione, un gruppo di persone o singolo individuo per svolgere una determinata attività. Ovviamente con budget si intendono infinite cose, ma nello specifico voglio approfondire il concetto di autogestione, che ognuno di noi può applicare nel quotidiano, per riuscire ad avere una gestione chiara delle entrate e delle uscite. Definendo un buon piano di budgeting è possibile capire al meglio la natura delle nostre spese, trovare gli sprechi e riuscire a risparmiare una parte del denaro. Infatti il budget definisce lo scopo di ogni centesimo di cui disponiamo. Prima di tutto dobbiamo calcolare precisamente l'ammontare delle nostre entrate, togliendo le tasse, ricavando la somma di denaro che dobbiamo gestire. Dopo aver calcolato la cifra, dobbiamo scegliere il piano di budgeting, ossia il piano per gestire i nostri soldi. Il piano di budgeting è un qualcosa di personale, poiché varia da persona a persona, in base ai guadagni, le esigenze e agli obiettivi che ognuno di noi ha. Oggi parlerò del piano 50-30-20, piano tra i più popolari, questo per via della sua semplicità. Infatti, esso può essere considerato la base, per poi costruirsi un piano personalizzato. Adesso parliamo in maniera più accurata di questo piano, che prevede la ripartizione del nostro budget in tre macro gruppi. La quantità è definita in percentuale e prevede di utilizzare il 50% del budget per le necessità, il 30% per i wants, cioè tutto ciò che è un plus, cioè beni e servizi non direttamente necessari per vivere. Il restante 20% è destinato al risparmio. Adesso approfondiamo le necessità. Parlando di necessità, abbiamo necessità oggettivamente uguali per tutti, che comprendono delle sottocategorie: cibo, ossia tutte le spese che riguardano il vitto, oggetti personali essenziali come vestiti, orologi, occhiali, eccetera. Casa: con casa si indicano tutte le spese che ci garantiscono un tetto dove vivere con dignità. Comprendono quindi tutte le spese che riguardano bollette, un eventuale affitto e oggetti per la casa indispensabili. Lavoro: con lavoro si indicano tutte le spese che ci garantiscono di lavorare e che quindi ci permettono di avere un reddito mensile. Spese come la benzina, abbonamento della metro per raggiungere il posto di lavoro, strumenti che ci permettono di lavorare come il computer. In grandi linee sono uguali per tutti. Ovviamente sono esempi generali ed è giusto comprendere che ci sono anche casi particolari. Adesso entriamo nella zona più soggettiva, ossia quando dobbiamo scegliere quali beni sono necessari e quali no. E questo cambia da persona a persona, poiché ognuno di noi ha priorità ed esigenze differenti. Facciamo l'esempio della palestra, che arbitrariamente può rientrare in ambedue categorie. Per me la palestra è una necessità, contrariamente per una persona X magari non lo è. O per esempio fare una cena al ristorante. Per me non è una necessità, ma persona X reputa necessario fare magari una cena al mese al ristorante. Il concetto è che, tolti i beni oggettivamente essenziali, entriamo in una zona in cui possiamo scegliere cosa è necessario e cosa no, tenendo conto che qualora noi valutassimo un bene soggettivo una necessità, un altro bene soggettivo dovrà essere considerato di seconda importanza, al fine di garantire le proporzioni del budget. Adesso parliamo del restante 20%, cioè la parte di denaro destinata al risparmio, che è fondamentale, poiché permette nel lungo periodo più stabilità economica. Infatti, accumulando per vari mesi questa piccola somma, si riesce ad ottenere una discreta somma risparmiata. Una parte può essere investita, oppure si possono soddisfare sfizi più costosi, come un viaggio o un bene in particolare. L'altra parte dei risparmi può essere conservata in caso di spese impreviste o indesiderate. Il risparmio sta alla base dell'indipendenza economica. Poter gestire in maniera chiara il proprio budget ci permette di tagliare le spese inutili e conservare una parte dei guadagni. Queste due cose stanno alla base della libertà economica. Infatti, i soldi risparmiati nel lungo periodo costituiscono una solida base finanziaria. Da attenzionare la flessibilità del piano di budgeting, che in caso di difficoltà, ad esempio, può essere rimodulato temporaneamente, in base alle nuove esigenze e alle problematiche improvvise che si sono presentate. Sarebbe il cosiddetto stringere la cinghia, dove temporaneamente rinunciamo ad una percentuale dei wants in modo tale da poter garantire i nostri beni necessari e nel mentre riuscire a risparmiare qualcosa. In conclusione, avere una gestione chiara delle nostre finanze è fondamentale. Ognuno di noi, in base alle esigenze e agli obiettivi, può costruirsi un piano di gestione personalizzato. Questa è una tappa fondamentale per raggiungere la solidità e la libertà economica. Se volete altri video simili, scrivetemelo nei commenti. E se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.